Una delle cose che in questo libro mi hanno colpito è che viene fatta peraltro con la competenza e dei documenti, quindi che vengono portati fuori, perché qui vengono citati atti processuali, atti di commissioni parlamentari d'inchiesta, e viene demolita un po' la figura di uno dei pentiti, Fonti, Francesco Fonti, un pentito di 'Ndrangheta, tra l'altro un pentito importante perché aveva un ruolo apicale nella struttura dell''Ndrangheta calabrese, su cui inchieste giornalistiche, ma soprattutto della magistratura, si sono orientate negli ultimi 5-6 anni. Allora vorrei appunto che, proprio per entrare nel merito di Avvelenati, quindi di questo libro, che mi raccontasse un po' chi è questo pentito e qual è il ruolo in tutta questa storia, perché ha un ruolo importante sia per far avvicinare fino a un certo punto alla verità e poi a un certo punto per deviare clamorosamente verso questo territorio di nessuno, dove appunto cose vere, cose verosimili, cose false portano proprio verso lidi molto lontani. Questa in realtà è una tecnica precisa, nel senso che se tu vuoi, come dire, inficiare il lavoro di un magistrato, essenzialmente esistono due tecniche. Una è quella di levare le prove, una è quella di metterne talmente tante che poi si contraddicono fra di loro, per cui si annullano. E questo è un classico delle storie delle navi dei veleni. Immaginate un magistrato, un pool di investigatori che lavorano su un fascicolo. A un certo punto arriva una fonte, tra virgolette, riservata, e li porta su un'altra strada. E su quella strada trovano i documenti per partire verso un'altra direzione. E poi ancora, alla fine, cioè nell'arco di 7-8 mesi, tu ti ritrovi in uno stanzone pieno di piste investigative e non ti ricordi più manco qual era quella prima che avevi trovato tu. E è chiaro che a questo punto succede che non vai più da nessuna parte, semplicemente questo. Fonti è il classico personaggio che è funzionale a questa cosa. Fonti è un pentito che non sa nulla di queste storie, no? Intanto, e questo è il frutto della relativa informazione che è stata messa, tra virgolette, in alcune fasi anche attratamente secondo noi, Fonti non è una figura apicale dell''Ndrangheta. Questa è un'invenzione giornalistica in qualche maniera, perché Fonti è uno che ha avuto un ruolo nei clan di San Luca, non un ruolo importantissimo, che in una certa parte della sua vita ha iniziato a trattare per conto dell''Ndrangheta di Platì e San Luca il traffico di cocaina, di droga in Emilia Romagna. Dopodiché viene arrestato, si pente, fa un ottimo lavoro da pentito, perché in quel momento si pente veramente, probabilmente fa arrestare il gruppo del traffico, e poi sparisce dalla circolazione. Lo ritroviamo a distanza di 6-7 anni e viene fuori e dice: ve la racconto io la verità sulle navi dei veleni, e inizia a dire tutta una serie di robe sui rifiuti, sulle cose, eccetera eccetera. Questa cosa qua, sull'onda, come dire, anche emotiva del momento del ritrovamento del Kunski, si alimenta ulteriormente, no? E questo diventa uno che inizia a parlare di 10.000 cose, nessuna delle quali poi riscontrate. In Basilicata, dove aveva detto che avrebbe fatto trovare 200, diversi, insomma, centinaia di bidoni che lui stesso aveva fatto interrare in quei luoghi, sbancano una collina e non ci trovano nulla. Nessuna delle sue dichiarazioni viene riscontrata, nessuna. Ma non è questo il problema. Se noi fossimo stato un paese normale, avremmo gestito questa operazione in maniera diversa. Adesso arriva Fonti, ti dice delle cose sulle navi. La prima cosa che fai, chiappi Fonte, no? Te lo porti da una parte e dici: ok, raccontami tutto quello che hai su questa vicenda. Dopodiché tu vai a riscontrarlo. Alla fine di questa storia decidi se quel pentito è attendibile o meno. Punto, finisce così. Che cosa succede invece in Calabria nel periodo in cui viene ritrovata questa nave? Che Fonti per 40 giorni, 48 giorni, non viene né sentito né interrogato né nulla. Lui resta tranquillamente e inizia a parlare, si fa intervistare, rilascia decine e decine e decine di interviste, tutte a pagamento, si faceva pagare per questo, e alimenta un circuito di disinformazione
che è quello che poi è la famosa, come dire, rappresenta poi di fatto le centinaia di fascicoli che si vanno ad aggiungere all'unica carta buona che magari aveva il magistrato, e compie quello che è il suo compito, quello di non portarti da nessuna parte. Ma in un paese normale è possibile che succeda questo? Un paese normale? No, un paese normale, quando tu c'hai un personaggio del genere, fai di tutto intanto per conservarlo, anche perché continuava a raccontare storie su storie, alcune assolutamente poi incredibili, no? Per cui è chiaro che lo hanno lasciato fare. Fonti sa delle cose, e noi nel libro raccontiamo perché sa delle cose. Lui sa delle cose per due ragioni: perché passa un periodo di carcere insieme ad un trafficante vero, che probabilmente lo imbecca e gli fa dire delle cose, e poi perché molte delle cose erano anche pubbliche, perché c'era stata un'inchiesta che partì dal 94, quello fatto da Daniele, l'inchiesta madre sul denaro dei veleni, l'inchiesta della quale molti atti erano già pubblici. Allora ci metti questo, ci metti come il trafficante vero che gli, come dire, lo alimenta in maniera da portarlo poi a spasso come vuoi, e succede quello che è successo in Calabria, il caos. Dall'altra parte abbiamo uno Stato che è assolutamente incapace di gestire dal punto di vista dell'informazione quello che è successo in Calabria, perché praticamente per gli stessi 40 giorni in cui Fonti diceva delle cose, c'era uno Stato che ne diceva altrettante, no? Voi pensate solo alla parte finale della cosa, quando c'è questa nave, si dice sia il Kunsky, perché Fonti la chiama così. In realtà, prima di scoprire che nave è, passano un sacco di tempo. Già questo è imperdonabile, perché in uno Stato serio tu c'hai un allarme del genere, ci metti 24 ore a portare non una nave, la marina militare là per vedere che c'è là sotto. Questo non succede, passano un mese e più prima che succeda questo. Ma anche quando arrivano poi questi e vanno con loro ROV a vedere di che cosa si tratta esattamente, poi noi pubblichiamo anche la perizia, diciamo, ufficiale, nella quale si dimostra in qualche maniera che quella non è una nave dei veleni. Ma questo non significa che non esistano. Allora, che cosa fa? La Prestigiacomo convoca una conferenza stampa insieme a Grasso, cosa mai avvenuta nel nostro paese, che il ministro fa sul capo della DNA una conferenza stampa, per dire che quello, il caso è chiuso perché quello non era una nave. Nelle 24 ore precedenti, dal ministero escono 3-4 nomi di nave. Non è il Kunsky, potrebbe essere il Cagliari. Non è il Cagliari, ma è un cargo americano, inglese. Non è il cargo, finalmente hanno deciso come si chiama questa benedetta nave. Ma dico io, ma si gestisce così l'informazione in un paese che vuole fare chiarezza rispetto alle cose? Io penso di no. Diciamo che tutto è stato, diciamo, quantomeno fatto male. Io penso che tutto sia stato fatto in malafede, che è un'altra cosa. Però e questo è il quadro. Fonti è un pentito in una terra di mafia. Adesso ce n'è qualcuno pentito che viene fuori nelle ultime inchieste, insomma ci abbiamo 3-4 casi di pentiti. Ma Fonti spunta come pentito di 'Ndrangheta nel momento in cui pentito di 'Ndrangheta non ce n'è. Dopo Fonti ne arrivano altri 4, no? Che dicono che sanno delle cose sulle navi dei veleni, no? Abbiamo fatto un'operazione molto semplice, abbiamo visto erano, abbiamo scoperto che tutti e 4 avevano lo stesso avvocato, che è un'operazione banale, in un paese di serio si sarebbe fatto in 7 minuti, 8 minuti. Questa è tutta gente che ha alimentato, come dire, la disinformazione, perché è funzionale a riempire il tavolo del magistrato di ulteriori porcherie nelle quali non è più possibile trovare un briciolo di verità. Ed è un sistema, non è un caso, è un sistema che è praticamente sempre avvenuto. Sì. Il discorso della verità lo ha espresso benissimo Alessandro, e riprendo una definizione che ha dato dell'omertà proprio il magistrato Tona nell'occasione della famosa presentazione di Paola, dove tra l'altro il dibattito è stato bellissimo, cioè quelle 27 persone erano persone interessatissime tutte, chi non aveva il libro l'ha preso quella sera, c'erano molte persone che già l'avevano letto, quindi eccezionale, quindi è bellissimo parlare comunque con gente che poi sai che cercherà di fare qualcosa nel suo piccolo. Ecco, lui disse, noi lo riteniamo che sia così, che il nostro libro, la storia che raccontiamo, è una storia di omertà.
di omertà da non intendere soltanto sotto l'aspetto del non parlare, no? Chi sa qualcosa e non parla, sta zitto, ma anche sotto l'aspetto del parlare troppo. Cioè lui ha detto l'omertà è anche il moltiplicarsi inutile delle parole, proprio per quel discorso che diceva Alessandro, di queste voglia ormai di raccontare troppo, e poi alla fine in realtà appunto si perde veramente il punto di vista della verità, quello che diceva pure Peppe, le carte che si vanno a sommare e si perde la pista giusta. E poi la disinformazione, io aggiungo anche il disinteresse da parte, sì, probabilmente da parte dello Stato, da parte delle istituzioni. Beh, dicevo prima del clamore, il clamore che c'è stato dopo il caso di Cetraro ha fatto sì che in quel momento se ne parlasse e poi non se ne è parlato più, tanto che proprio nel mese scorso, dicembre scorso, abbiamo scoperto ieri nelle acque di Cetraro, lì dove comunque si dice che il caso è chiuso, per 12 giorni una nave del CNR, l'Urania, è stata lì a fare non si sa cosa, inviata dalla Protezione Civile. I ricercatori pare che abbiano dovuto anche firmare delle dichiarazioni in cui si impegnavano a non fornire assolutamente alcun dato, a non diffondere assolutamente alcun dato. Ora, noi non sappiamo, ripeto, il motivo per il quale la nave fosse lì, cosa stesse facendo, perché sia stata inviata. Ci ripromettiamo di andare, insomma, a cercare di capirlo, visto che comunque c'è un tratto di mare che è sospetto, anche per analisi che ci sono state in passato, nel recente passato, che parlavano di valori di metalli pesanti, anche di cesio, che è un elemento radioattivo appunto in quelle acque. Però questo significa, nessuno lo sapeva, nessuno l'ha saputo, è passato un mese e mezzo, neanche noi in Calabria abbiamo saputo che c'era questa nave, significa che non c'è assolutamente informazione su quello che succede a un passo anche da casa nostra. Disinformazione e disinteresse, per esempio quando il magistrato Francesco Neri avviò questa famosa prima inchiesta, l'inchiesta madre che poi si è andata appunto a diramare in tantissimi rivoli. Cosa successe? L'inchiesta partì da una denuncia di Legambiente che parlava di possibile interramento di rifiuti tossici nell'Aspromonte. E allora la prima cosa che Neri pensò di fare per cercare di arrivare a capire se c'erano effettivamente dei siti dove questi rifiuti potevano essere interrati fu quella di chiedere all'Istituto Geografico Militare Italiano una mappa dell'Aspromonte, quindi per vedere dove ci fossero anfratti, grotte, quindi questa conformazione. Ebbene, fu risposto che non esisteva. Questa mappa non esisteva, era il 94, quindi si era appena chiusa la stagione dei sequestri di persone che venivano tenute in Aspromonte, lo Stato non aveva appunto conoscenza di un territorio che per anni, per 20 anni, era stato utilizzato dall''Ndrangheta per nascondere le persone sequestrate, non calabresi, persone spesso del nord. Cosa significa? Che da parte appunto delle istituzioni c'era comunque evidentemente un grandissimo disinteresse rispetto a un territorio che, diceva pure Alessandro prima, almeno fino a qualche tempo fa, poco tempo fa, non interessava appunto a nessuno. Quindi una disinformazione totale. Il caso per esempio della riapertura dell'indagine sulla morte di Ilaria Alpi, l'avrete sentito, la commissione appunto sulle ecomafie ha dichiarato proprio un paio di giorni fa che si riapriranno le indagini, almeno da parte loro, sulla morte di Ilaria Alpi. Beh, io il giorno dopo, leggendo i giornali, andavo un po' a cercare questa cosa. Il Corriere della Sera non ha messo neanche un rigo su questa notizia. Sì, capisco, sei in un momento di grande confusione, ci sono paginate intere su altri fatti, però chissà, forse agli italiani interesserebbe sapere se c'è la possibilità di arrivare a una verità finalmente su un caso che poi appunto, ricollegandosi a tutto quello che non è solo la morte di una giornalista, ma quello che sta dietro probabilmente la morte di questa giornalista, penso sia diritto di una collettività di sapere. E quindi ecco appunto disinformazione. Un'ultima cosa per ricollegarmi a quello che diceva Riccardo sul fatto delle lobby e alla domanda che faceva Roberto sulla mafia, il ruolo insomma di mafiosi, politiche eccetera. Questa storia in realtà non è assolutamente una storia di 'Ndrangheta o solo di 'Ndrangheta. La 'Ndrangheta è soltanto l'anello finale di una catena che parte da molto lontano.
L'andrangheta, noi parliamo ovviamente di 'ndrangheta, essendo calabresi ci siamo occupati di quello, ma diciamo in generale la criminalità organizzata nei traffici per esempio di rifiuti rappresenta soltanto lo strumento il più delle volte di cui ci si serve per andare proprio ad eseguire la fase operativa, quindi la manovalanza. Al di sopra dell'andrangheta ci sono una serie di anelli, ci sono i finanziatori di questi traffici, cioè ci sono gli industriali che producono le scorie appunto della lavorazione dell'industria e che, siccome smaltire queste scorie costa tantissimo in impianti specializzati e così via dicendo, spesso trovano più facile andare appunto ad affidarsi a questi sistemi che costano molto meno. Ci sono i faccendieri, c'è una rete così definita da Greenpeace di appunto anche finanzieri che creano società offshore e così, e magari riciclano denaro e così via dicendo. E allora è forse questo il motivo per cui fino ad ora non si è mai arrivata a una verità. Se fossero solo i mafiosi, con le operazioni, soprattutto adesso, magari da parte della Procura di Reggio Calabria, forse il problema sarebbe facile da risolvere. Più di 1000 arresti in un anno, la manovalanza viene colpita. Quello che non viene mai colpito è purtroppo quello che sta su, la cosiddetta borghesia mafiosa. Gli ecoreati, i reati appunto compiuti in questo settore, sono proprio quei reati che non possono essere commessi se non c'è una complicità di gente ben diversa dall'andrangheta, cioè dei colletti bianchi. Serve una logistica, serve chi, magari ecco l'imprenditore che si occupa del trasporto, serve quando la nave parte da un porto, servono magari gli oganieri corrotti, cioè servono tutte delle figure che non sono gli 'ndranghetisti, quindi i mafiosi in senso stretto. Probabilmente quindi il problema sarebbe appunto risolto se invece fosse così. Quindi io dico forse purtroppo non ci sono soltanto i mafiosi dietro questo tipo di traffici. Una parte molto interessante in questa fase finale di Cetraro è quando, perché c'è stato un protagonismo della Regione Calabria, un assessore che si è dato molto da fare, lo iero scatenato, no? La manifestazione, e poi a un certo punto è come se il federalismo non ha funzionato, l'autonomia non ha funzionato, no? Noi ce l'abbiamo sempre per la classe politica calabrese, ma perché c'è un'agenzia regionale che è predisposta, che può fare i controlli, cioè che può prendere campioni d'acqua. Come è stata tolta questa... Sì. Ma è successo questo, che c'è un'agenzia regionale, che è quella poi l'ARPA, che poi in realtà su input dell'assessore regionale Greco mandò una nave e si scoprì di questo famoso relitto. Che fecero anche delle riprese, no? Fecero delle riprese, furono le prime riprese fatte su quel relitto. A un certo punto però, avviene un cortocircuito, nel senso che il relitto è in acque internazionali e la Regione Calabria deve spogliarsi di queste. Intanto si spoglia perché non ha né la competenze tecniche, ovviamente una cosa è andare a fare una ripresa, una cosa è poi andare a tirar fuori eventualmente dei rifiuti radioattivi. E poi c'è un problema di territorio, perché là si scopre che poi questa nave è in acque internazionali. In teoria deve intervenire lo Stato, no? E intanto passa un sacco di tempo per giocarsi questa cosa sulle responsabilità. Lo Stato arriva molto dopo e arriva con una seconda nave che fa delle riprese che sono anche qualitativamente diverse, che come dire, più complete, più articolate. Il problema vero è che, perché avvengano queste cose, c'è in qualche maniera una responsabilità dello Stato sempre, no? E una connivenza fra virgolette degli enti locali, perché a noi quando ci raccontano sui posti che hanno visto passare i tir che poi non sono tornati all'Aspromonte, quando sparisce una nave, quando si interra un container da qualche parte, è chiaro che c'è una responsabilità di chi ce lo porta, ma c'è anche una responsabilità evidente di chi è su quel territorio. E là parliamo di sindaci, parliamo di cittadini, parliamo di forze dell'ordine, di forze di polizia. E tutto questo non può essere successo se non perché là c'è stato chi ha fatto queste cose, ma anche chi ha taciuto su queste cose. Anche dopo l'uscita del libro noi abbiamo incontrato tantissime persone, anche alle presentazioni, e ogni volta ci capita di incontrare persone che ci raccontano queste storie, no? Ma queste storie perché le raccontano oggi, quando è anche, voglio dire, difficile ricostruire la memoria storica?
qua c'è una responsabilità di tutti, questo è chiaro, è evidente. Ognuno ha, come dire, coltivato un interesse parziale, ma che era interesse di molti. Quelli che l'hanno tutta subiti sono poi i cittadini, che un po' per inconsapevolezza, un po' per ignoranza, anche per questo si scelgono i sud del mondo, no? Beh, certo. Un po' per quel fatalismo che ci portiamo dentro, non riusciamo mai a reagire a una cosa, a indignarci per come dovrebbe essere, hanno lasciato fare, secondo me, anche alcuni, come dire, clan dell''Ndrangheta non erano esattamente consapevoli di quello che stavano facendo. Fa sparire sta roba, fai sparire sta roba, no? Poi lo scopri dopo 20 anni che cos'è quella roba. E tutto questo insieme è il business. Un business che si sa esattamente è quantificato quant'è sta roba, perché si sa esattamente quello che si produce di rifiuti, si sa esattamente quello che si smaltisce, se fai la sottrazione sai quello che ti manca e che è finito da qualche parte. Molti di voi sono del sud, l'equivalente è l'Etna ogni anno. Cioè, una roba come l'Etna scompare ogni anno tra rifiuti tossici di varia natura. È chiaro che non può sparire così un Etna all'anno nel mondo. Ed è chiaro che là c'è la responsabilità di tutti, o comunque di molti. Poi sulle queste indagini di cui tu chiedevi dell'ARPACAL, nel 2007 fu emanata una ordinanza dalla Capitaneria di Porto di Cetraro di divieto di pesca, oltre che di balneazione, insomma, che era molto a largo, diciamo, divieto di pesca perché c'erano dei valori che erano stati rilevati durante appunto delle indagini sul mare. Di metalli pesanti, dicevo di cesio, elevati, quindi bisognava capire di cosa si trattasse. Dopo un anno e mezzo questa ordinanza viene insomma tolta e sulla base di altre analisi, cioè l'ARPACAL va a fare delle analisi e non riscontra più dei valori anomali. A questo punto poi si ripone il problema, questo eravamo nel 2008, sorge di nuovo il problema, pare che siano state fatte appunto nuovamente delle analisi in corrispondenza anche del relitto, che non ci siano dei valori. In realtà quello che noi abbiamo saputo in fonte, da fonti ovviamente ufficiose, è che nel pesce azzurro pescato in quell'area che vive di pesca ci sono invece valori di metalli pesanti. Però queste analisi non possono essere a quanto pare diffuse. Noi abbiamo anche posto il problema in una delle presentazioni alla quale hanno partecipato i vertici della Procura di Catanzaro, che sono quelli che stanno indagando al momento sul caso di Cetraro, e loro comunque ci hanno confermato che ci fossero delle anomalie. Tanto da dire, l'inchiesta va avanti, perché anche se quello non è un relitto, cioè non è una nave dei veleni, comunque bisogna capire perché c'è questo problema. Abbiamo però saputo ieri dal comandante del reparto ambientale marino del Ministero dell'Interno, che è quello che segue a livello ministeriale le indagini, che in realtà la procura si avvia verso l'archiviazione, perché pare che invece anche valori in questo siano... caso non l'hanno trovato. Quindi anche lì bisogna capire dove sta la verità. Al voler essere sospettosi, diciamolo, quelli appunto un'area che vive di pesca, i pescatori, dopo tutto il caso di Cetraro, effettivamente c'è stato un calo nelle vendite del mercato dell'80%, una cosa paurosa, quindi rischi veramente di fallimento, crisi totale. Quindi si può pensare che non si vogliano diffondere certi dati se effettivamente sono anomali per questa ragione. A voler essere ancora ulteriormente sospettosi, bisogna anche dire che le ARPA sono comunque degli enti, delle agenzie a nomina politica. Purtroppo è così, i vertici vengono nominati dal potere, per esempio in Calabria sono cambiati proprio da poco, nominati dalla nuova giunta. Quindi a voler proprio andare a sospettare qualcosa si potrebbe dire che loro rispondono in fondo al potere politico, quindi se in quel caso il potere dice evitiamo di diffondere dei dati che possono danneggiare in questo momento l'economia, potrebbe anche essere così. Non lo possiamo dire assolutamente, non lo possiamo affermare perché non abbiamo nessun tipo di certezza e quindi non possiamo dirlo, però
porre anche queste, cioè porre anche queste ipotesi ai cittadini, secondo me è giusto proprio per quello che dicevo prima, perché bisogna sempre tenere alta la soglia della propria attenzione, no? Cercare di vigilare, di seguire quello che succede attorno a noi. Io volevo dire questo, ci sta una situazione in Calabria particolare che riguarda il porto di Gioia Tauro. È una... sembra che non c'è niente, ma adesso ci arrivo. Cioè, il porto di Gioia Tauro è uno dei... fatto un'inchiesta due pagine a Tilio Bolzo, è uno dei luoghi della Calabria dove c'è lavoro. È un porto che come voi immagino sappiate, in cui non si scarica la merce a terra per poi diffonderla nel territorio, ma si fa un passaggio da navi grandi a navi piccole, perché si trova in una posizione geograficamente buona, insomma. Le grandi navi porta container che passano da Suez a Gibilterra trovano comodo fermarsi a metà strada, cambiare, lasciare i container sulla banchina, che è molto ampia, poi questa viene spostata sulle navi piccole che poi vanno nei porti, negli altri porti destinazione del Mediterraneo. Questo porto attualmente è deserto, non solo per la crisi economica, ma anche perché vi è la concorrenza del lavoro dei porti nordafricani, in cui, siccome poi alla fine in questa attività del cosiddetto transshipment, cioè del passaggio del container dalla nave grande alla nave piccola, quello che conta è la manodopera, laddove la manodopera costa molto meno, tanto vale per le grandi navi cinesi, soprattutto sudamericane, tanto vale scaricare nei porti africani. Questo ve lo sto dicendo perché noi lavoro in un programma, attualmente si chiama Exit sulla 7, abbiamo fatto sempre l'anno scorso un'inchiesta in cui si vedeva che, dove ci siamo occupati peraltro di questa storia con Rosita Rosa, che è la mia collega, che sta qui su internet, trovate peraltro una inchiesta su quell'argomento di questo libro, grazie anche alla collaborazione di Giuseppe Nuera. Dicevo, abbiamo andato lì, abbiamo visto che tantissime industrie, tantissimi imprenditori siciliani se ne stavano andando in Tunisia, adesso in Tunisia è scappato il casino, ma i siciliani, cioè che andavano lì e c'era il basilico, tutti i siciliani che facevano il basilico in Tunisia, che poi lo vendono ai nostri mercati. Quindi perché vi dico questo? Vi dico questo perché quando c'è stato il miracolo economico, noi ci ricordiamo questo miracolo economico, ma in realtà noi eravamo un po' la Cina dell'Europa. Lo si vede anche guardando quello che c'è nella terra delle fabbriche del nord, è tutto uno schifo, è tutto inquinato, perché le produzioni chimiche pesanti le mandavano in Lombardia, le mandavano nel nostro nord Italia. Oggi c'è l'Andrangheta che bonifica, che fa finta di bonificare col movimento terra quei terreni che sono stati inquinati nel nostro boom economico, e che ora bisogna costruirci sopra le case, perché è rimasta soltanto l'edilizia in Italia, e bisogna prima bonificare, e appunto la parte finale di questo business lo fa come al solito l'Andrangheta con società che fanno movimento terra e che fanno finta di bonificare, in realtà svuotano, cioè in un cantiere prendono la terra, la mettono in un altro e fanno girare la terra inquinata da un cantiere all'altro. Ma insomma, sto dicendo questo per dire che questa storia è una storia di quello che c'era in un tempo in cui ancora c'erano gli stati, diciamo, in cui in cui l'Italia era la Cina dell'Europa, il sud industriale dell'Europa. Ora le cose stanno cambiando e stanno peggiorando in qualche modo, perché la mediazione dello Stato e quindi dei diritti che lo Stato comporta sta venendo meno. L'abbiamo visto con la Fiat, poco a poco stanno cadendo tutti i diritti, lo vediamo a Gioia Tauro, dove adesso gli diranno a quegli operai: volete lavorare, dovete accettare di lavorare di lavorare a meno, e lo vedremo secondo me anche appunto a Taranto, dove c'è la più grande industria italiana, che è l'Ilva, che produce l'acciaio, e le cozze sono piene di diossina, è tutto un casino. Ecco, secondo me in questa situazione la Calabria si trova in un momento da un bivio, perché in questa situazione della globalizzazione così estrema, senza che lo Stato, che gli Stati, e in particolare il nostro, voglia far niente per limitarla, in cui appunto comanda non più lo Stato, ma comanda il marchionne di turno, in questa situazione avere un territorio così come la Calabria ha un valore economico, continua ad avere un valore economico.
puoi fare qualsiasi cosa. Ci può fare qualsiasi cosa e serve in questo sistema della... Per cui l'Andrangheta è una forza della globalizzazione. È una perché è finanziaria, è liquida, è diffusa in Italia e all'estero, ha capito prima, da qua la sua forza anche rispetto alla mafia, ha capito prima dove sarebbe andato il mondo, no? E quindi secondo me la Calabria oggi si trova un po' un bivio, cioè se essere il luogo della cioè se legare il suo destino economico al suo essere oscura, e quindi essere utile come pattumiera della verità, della finanza, della malavita e dei rifiuti, oppure se ricostruire un futuro fondato sulla forza della propria terra, sulla qualità della propria terra. E questa appunto è una battaglia su cui bisogna combattere. A questo proposito io vorrei chiedere a loro di raccontare la storia di una persona, perché in questa storia c'è un presunto, perché è presunto pure l'eroe di questa storia, un presunto eroe che è l'ammiraglio, capitano De Grazia, che è una persona, un investigatore, però della Marina, giusto? Sì. Che aveva probabilmente intuito e che forse, anche lì probabilmente, perché non si sa niente definitivo, è stato ucciso per le sue indagini. Grazia è, secondo noi, secondo quello che abbiamo capito noi, una persona per bene, nel senso che è uno serio, uno innamorato della sua terra, del lavoro che fa. Noi abbiamo incontrato un sacco di nelle nostre storie, ci hanno raccontato un sacco di investigatori da quattro soldi, malafede, di spioni, di gente dei servizi segreti, di magistrati bravi, meno bravi, malafede, eccetera. Lui è un personaggio secondo noi autentico, perché è uno che viene chiamato in questo pool di investigatori dal PM Neri, perché era il capitano della Marina Militare, per cui era competente in temi di rotte, gole, carichi, certificati delle dogane, cioè era chiamato come esperto. Poi diventa in qualche maniera il cardine di questo pool, di piccolo pool di investigatori. E Anna De Grazia muore in maniera stranissima nel corso di... lui si incontra, poi vi dico l'ultima, perché adesso ne è arrivato un altro degli ultimi giorni, una novità rispetto anche alla morte di De Grazia. Lui, la storia ci ha detto fino a oggi, poi adesso vediamo se queste nuove cose che ci dicono sono vere. E lui parte insomma a dicembre del 95 di Reggio Calabria, sposato, vive a Reggio, lavora alla capitaneria di Porto di Reggio, parte per andare a La Spezia perché ufficialmente deve acquisire una serie di documenti sui carichi che portavano alcune di queste navi che erano misteriosamente sparite. Allora, attraverso i carichi, attraverso le rotte, le presunte velocità, spera di arrivare a dei punti insomma, dove si possono cercare queste navi. Parte il 13 dicembre del 96, mi sembra sì, 96, parte la sera, si mettono in macchina con l'autista e con un altro investigatore, il maresciallo Moschitta, e partono per andare a Lamezia. Si fermano per strada a Nocera Inferiore, sulla Salerno Reggio Calabria, per cenare e poi si rimettono in moto la macchina. Lui muore improvvisamente in auto. Moschitta racconta, a un certo punto l'abbiamo sentito, non abbiamo più sentito parlare, abbiamo pensato ci fosse appisolato, era un viaggio che dovevano fare la notte per arrivare poi all'alba alla Spezia, poi l'abbiamo sentito rantolare, ci siamo resi conto che qualcosa non funzionava, lui muore nel giro di pochissime ore. Viene fatta una prima autopsia che dice che questo, noi abbiamo visto le fotografie, ma poi ce l'hanno anche raccontato, voi non immaginate uno come me, immaginate un armadio a muro, come erano una volta gli ufficiali di Marina, giovanissimo, peraltro aveva fatto tutte le visite mediche poche settimane prima, come facevano di routine nella Marina, quindi una persona sana, e l'autopsia dice che è morto di morte naturale, è un caso su tantissimi, però sostengono che può succedere. La famiglia non ci crede,
dopo un po' di tempo chiede nuovamente una nuova perizia, che però viene affidata allo stesso medico che aveva fatto la prima, che sarebbe stato difficile trovare qualcuno che smentisce se stesso, dice no, guarda, sono stato un cretino, la versione è diversa, è chiaro che hai una versione identica. Ma questa non è l'unica stranezza, lui andava a recuperare queste carte, documenti nautici di varia natura, dopo la sua morte, pur comunque torna alla Spezia per recuperare queste carte, stranamente nel frattempo si erano allagati i locali, quindi molti documenti erano spariti, non si capiva più dove era. E questo in generale è la cosa che poi ci ha fatto saltare dalla sedia, è un'audizione di un magistrato che attualmente è il procuratore della procura di Brescia, che è Pace, che poche settimane prima che noi chiudessimo il libro, infatti abbiamo fatto in tempo a mettercelo dentro, va in commissione parlamentare e racconta: guardate che la mattina in cui partì De Grazia mi telefonò, era un altro magistrato che si occupava di queste vicende però relativamente alla Basilicata, mi telefonò e mi disse: stia tranquillo, io vado a fare questo viaggio, al mio rientro la porto esattamente nel punto in cui è stata affondata la Rigel, che è una delle navi famose che vengono ricercate. Se uno mette insieme tutta sta roba è chiaro che ti rendi conto che qualcosa non funziona o non ha funzionato in questa storia. Da qui i sospetti. L'ultima novità l'abbiamo avuto tre giorni fa, perché un altro componente del pool va in commissione, la commissione Pecorella, e gli racconta: ah, la storia non è esattamente così, nel senso che dice alla Spezia ci dovevo andare io. Componente del pool di De Grazia. Il pool di De Grazia, un altro, un maresciallo. Alla Spezia ci dovevo andare io, De Grazia doveva andare a Crotone, e all'ultimo momento ha cambiato idea De Grazia e ha detto ci vado io alla Spezia. Questo dovrebbe escludere in qualche maniera la premeditazione eventualmente di questo tra virgolette eventuale omicidio. E poi dice anche un'altra cosa, dice: ah, guardate, io ho assistito alla, perché io sono tornato subito da Crotone, perché intanto ero andato a Crotone al posto di De Grazia, sono tornato e ho incontrato il carro che rientrava, il carro funebre, ho riconosciuto la nostra macchina civetta dietro, sono andato dietro, ho seguito praticamente tutto. Io ho assistito all'autopsia che è stata fatta dal dottor Barbaro, non mi ricordo di nome, come si chiama? Barbaro. Della famiglia dei Barbaro. Non è della famiglia dei Barbaro, ma dalle carte che noi poi abbiamo pubblicato, la doppia autopsia è stata fatta da una donna. Quindi si apre, come dire, cioè forse allora, questo un po' ci ha incoraggiato, diceva, vale, stanno iniziando ad indagare, perché quando inizia poi a spuntare gente che dice cose così vuol dire che c'è. Però capite come a distanza di tempo comunque neanche questa vicenda è una vicenda chiarissima, non c'è nessuno che può dirti lo hanno fatto fuori, non c'è nessuno per dirti il contrario, che può dirti il contrario, anche perché poi in questa perizia autoptica fatta in quegli anni, tutta precisa, è morto così, i familiari stessi che lo hanno fatto notare in audizione dicono: guarda, c'è qualcosa che non funziona in questa perizia, perché loro si fermarono a cena, bevvero del vino, finirono con un limoncello, un classico insomma dalle parti nostre, poi stavano a Nocera, quindi in quella zona, figurati, e non è stata trovata traccia di alcol. Se voi mettete insieme tutta sta roba, poi ci sono delle...